Il francese Bellavie ha vinto il 70° Gran Premio Lotteria di Agnano. Cavallo di 8 anni, asso transalpino, che ha già vinto l'Amérique, la corsa più famosa del mondo. Bellavie ha letteralmente dominato la finalissima sulla pista napoletana. Alla sua guida una leggenda dell'ippica mondiale, Jean-Michel Bazire, al suo terzo 100 a lotteria dopo quelli del 2007 e 2008. Al secondo posto Disco Volante, terzo Ursa Caff, più indietro Vitruvio, il favorito della vigilia. Il successo di Bellavie fa felici anche gli organizzatori del lotteria. Il cavallo francese dà infatti ulteriore prestigio a quella che oggi è l'unica corsa internazionale in Italia, trattandosi di un campione che raramente ha corso lontano dalle piste francesi e che in carriera ha accumulato quasi 1 milione di euro di vincite. Intanto sono 70 le candeline che ha spento quest'anno il Gran Premio di Agnano, un premio che, come ha sottolineato il patron d'Angelo, in 3 batterie, finale e consolazione, resta l'unica corsa internazionale che si disputa in Italia, inserita nelle 4 prove del Grande Slam Master del trotto europeo, insieme al Prix d'Amérique di Parigi, all'Elite Lope di Stoccolma e all'Oslo Grand Prix. Gran finale per le premiazioni, il momento della beneficenza a favore della Lilt e la musica live di Andrea Sannino.